Buongiorno mister, quali sono le condizioni dei giocatori, soprattutto Spinazzola e Mirvar, che hanno fatto lavoro differenziato, se non sbaglio, ieri? Mirvan farà ancora parte. Spinazzola, vediamo, il dottore è arrivato adesso, vediamo se riesce a darmelo per allenamento. Se non riuscirà a darmelo per allenamento, chiaramente non potrà essere convocato. Quindi per Spinazzola non ci sono problemi, c'è No, no, qualche no, ho detto, il dottore è arrivato adesso, problema? vediamo se Aspetta. adesso me lo dà disponibile per Ok. l'allenamento. Mirval no, ma Malin, abbiamo recuperato Zapata e quindi lì abbiamo, e Parigini, quindi lì abbiamo completato il reparto. E per Spinazzola ho detto, il dottore mi dirà quando ho finito la conferenza se potrà fare allenamento o no. Senta, immagino che lei è il primo ad aspettare notizie per Guberti. Sì, certo, è un giocatore per noi, oltre che le qualità tecniche, è un giocatore per le qualità morali che ha dimostrato fino adesso. Io l'ho sempre considerato un giocatore parte integrante della rosa, anche se non poteva giocare perché è stato molto bravo nei momenti particolari a incitare i suoi compagni, a dire di non mollare. Quindi mi sembra giusto di farlo rendere partecipe. Poi se arriva questa benedetta grazia, è un giocatore che qualitativamente ci darà delle grandi opportunità in più, e quindi in questa settimana, anche perché col passare del tempo, siccome tutti i giorni dicevano arriva, arriva, questa settimana gli ho voluto dare anche una spinta in più, perché molte volte quando si attende una notizia positiva e non arriva, da un momento all'altro si perdono le proprie certezze, le proprie convinzioni e entusiasmo, quindi non voglio perdere un giocatore anche se ci sarà da aspettarlo ancora per 2 o 3 mesi, anche perché secondo me ha fatto un lavoro straordinario dentro lo spogliatoio, perché nei momenti particolari l'ho visto molto partecipe e quindi lo ringrazio e spero che per me, ma per la squadra, per i tifosi tutti, sia un valore aggiunto immediatamente, se no dovremo aspettarlo. Mi sa, un'ultima considerazione. È chiaro che Di Carmine sta facendo un grandissimo campionato nelle ultime partite e merita la titolarità perché lo ha dimostrato. Come sta vivendo questo momento, secondo lei, per quello che sta vedendo durante gli allenamenti dal punto di vista psicologico e anche fisico, Ardemagni? Beh, questa è stata ti sei fatta la domanda, ti sei fatta la risposta. Secondo me l'importante è l'allenatore, che quando ci sono dei giocatori un po' in forma sia opportuno schierarli. In questo momento, secondo me, Di Carmine sta disputando un ottimo finale di girone d'andata. È chiaro che tutti vorremmo giocare dall'inizio, e questo è per Ardemagni, ma anche per altri. Lui è un giocatore molto che vive sull'entusiasmo, però sa bene che in questo momento l'allenatore deve fare delle scelte, ma non è detto che domani, non lo so, domani ancora non ho deciso. Lo sta vivendo, secondo me, in maniera molto positiva. Secondo me, ha dovuto il fatto che un problema fisico si è portato dietro, quindi un po' la condizione l'ha persa, la brillantezza, diciamo, l'ha persa. Però lo vedo molto tranquillo. Se vogliamo il bene al Perugia, deve essere così. Cioè, nel momento che uno non gioca 3 partite, non mi sembra di Non c'è fare dei nessun drammi. Personalmente, caso Ardemani. io non ho mai avuto problemi di questo genere, nel senso che io ho sempre detto che tutti i componenti della rosa si devono sentire titolari, e secondo me questa è stata la forza di questo gruppo, perché nel momento di grande difficoltà, se avessi fatto di puntare solo a determinati giocatori, non avrei in questo momento questa classifica, perché noi siamo stati perennemente in emergenza, e quelli che non erano presunti, diciamo, titolari o presunti facendo parte della rosa, ci hanno dato un grande contributo. Questo, secondo me, deve essere fatto il lavoro dello staff tecnico e dell'allenatore. Prego. Solo per completare le condizioni, Rizzo è pienamente recuperato, insomma. Sì, è pienamente recuperato, ma non è detto che parta dall'inizio, proprio perché viene da un periodo di allenamenti. Due sì, uno no, e non vorrei che si ricadesse nel solito errore. Però è un giocatore che averlo ti dà delle alternative, specialmente a partite in corso. Un giocatore che quando ha giocato ha fatto sempre delle grandi partite. Però anche lui è incappato in dei momenti particolari, ha perso molte partite, ma è un po' la sua storia.
E quindi non vorrei ancora ricadere in questo errore, anche se negli ultimi due allenamenti ha fatto tutto l'allenamento senza accusare niente di particolare. Quindi domani è un giocatore recuperato e cercheremo di valutarne la migliore possibilità per lui e anche per la squadra. Mister, prima di passare a Livorno, voglio tornare un attimo su Guperti. Di solito quando uno non gioca tanto tempo, si è visto male anche Della Rocca che si allenava col Palermo, ha avuto bisogno di qualche settimana per carburare. Lui si allena da tanto e ha anche un fisico particolare perché è asciutto. Oltre che il fisico, c'è anche la dote tecnica veramente importante. Esperienza, posizione, tutto. Ma secondo lei quindi sarebbe già un potenziale titolare subito a livello anche fisico? Cioè... Sì, sicuramente. Sicuramente perché è un giocatore che ha delle qualità estreme. E poi non ha saltato un allenamento, lui dal primo giorno di ritiro è stato uno dei pochi a aver saltato pochi allenamenti, poche partite che abbiamo fatto durante la settimana. Chiaro che gli mancherà il ritmo partite perché è due anni che non ce l'ha, però molte volte con la qualità tecnica, tattica e anche entusiasmo si può sopperire a questo. E poi per recuperarlo, ve lo sempre detto, i giocatori vanno fatti giocare... certamente non sempre con continuità, però bisogna dargli anche dei minutaggi, se no non si recuperano, come ho sempre detto anche altri che recuperavano dagli infortuni. Quando dice lei ha messo un giocatore che ancora non era pronto, sì, ma se non lo metti dentro poi non lo recuperi, e quindi dovrò fare così anche con Guperti, se la grazia, che si parla di grazia, gli arriverà in questo periodo. Mister, qual è il pericolo maggiore in affrontando questa squadra a Livorno, partito a mille, che poi ha attraversato molte difficoltà, passato anche un po', ha cambiato anche da tipo di allenatore, no? Un allenatore che cercava di essere un po' più positivo a un grande esperto. Qual è il pericolo maggiore nell'affrontare un avversario di questo tipo? Ma come tutte le squadre, ci sono dei momenti dove hai dei pericoli, dei periodi bui, e loro li hanno passati e non sono riusciti a superarli, perché noi c'è stato un periodo che avevamo 7 punti rispetto a loro in meno e c'è stato un momento che ne avevamo addirittura 6 in più di loro. Pensate al recupero che ha fatto il Perugia nei loro confronti, e loro nelle prime 6 giornate mi sembra che erano i primi, perché si parlava di grandissimo allenatore, grandissima squadra che avrebbe lottato per il campionato. Questo è l'equilibrio del calcio, no? Hanno giocatori esperti dentro, hanno giocatori che hanno fatto campionati di vertice, e quindi bisogna stare attenti e non cadere nelle trappole che c'è stato con Novara, che è la stessa cosa. Novara aveva giocatori esperti dentro, ti danno la sensazione di essere morti, poi da un momento all'altro ti castigano. Questo è un pericolo che non dobbiamo più correre. Ho cercato di inculcarglielo nella squadra nel momento dopo che ci sono state quelle 3 vittorie, e a Bari questo si è avverato. Poi la partita è stata persa per una prodezza che nei campi di calcio si vedono ogni tanto, ed è anche la bellezza di questo, spaccare l'equilibrio con una prodezza di un giocatore. Però la squadra ha reagito bene, non ha concesso niente, è vero che non ha tirato in porta come nell'ultima occasione, ma è dovuto al fatto che aveva di fronte una corazzata e noi ne avremmo anche nell'emergenza. E quindi questa è la pericolosità, di sembrare di avere la partita in mano e poi da un momento a quell'altro i giocatori esperti, perché davanti secondo me hanno dei giocatori molto importanti, perché Pasquato è un giocatore, nonostante l'assenza di vantaggiato, però avere come Pasquato, Jelinek, Luci sono giocatori che la categoria insomma l'hanno calcata parecchio, e quindi bisogna stare attenti a questo, giocare sui ritmi nostri come abbiamo fatto anche secondo me il primo tempo di Bari, il secondo un po' meno, e quindi cercare di fare noi la partita, ma con grande attenzione, ho detto a non concedergli questo. Noi secondo me, nonostante le 2 sconfitte, ci siamo in un buon momento. Il fatto di aver fatto queste 2 sconfitte è fatto anche contingente dal momento particolare che abbiamo vissuto, eravamo arrivati all'osso, adesso recuperando 2 o 3 giocatori dà l'opportunità anche a fare cambi freschi e già pronti per questo tipo di partite. E quindi sono sicuro che domani dovremo cercare di fare la prestazione, dalla prestazione dovremo vincere, perché vincere questo vorrebbe dire mettere a posto le ultime 2 sconfitte, perché noi è un processo di crescita, secondo me, importante che stiamo mettendo in atto.
Mister, l'ultima, una cosa su Lanzavame invece, oramai lui lo vede una mezzala in questo modulo, cioè secondo lei è più un centrocampista da considerare adesso? Secondo me sì, per le dovute caratteristiche che la squadra ha dentro. Noi adesso, se attuiamo questo gioco di grande velocità, di grande palla a terra nella profondità, Lanzafame ha altre caratteristiche, è un giocatore che vuole la palla più nei piedi, è un giocatore che vuole un po' più rallentare il gioco rispetto a Zapata, Parigini, Drolé, lo stesso Fabinho. Sono caratteristiche diverse. Poi, per esigenza, con Novara l'ho schierato esterno, perché non ne avevo altri, ma secondo me gli esterni sono questi che ho detto prima, con gente che ha nella velocità, nell'uno contro uno, proprio nell'attaccare la profondità con gamba, importante. Lanzafame ha altre caratteristiche, bravo tecnicamente, bravo nel tenere palla, e quindi un giocatore di altre caratteristiche, quindi lo vedo più centrocampista, che in passato ha fatto, quindi mi sembra giusto che in momenti particolari possa entrare più centrocampista, che poi alla correzza, se deve essere bisogno, anche esterno. Mister, senta, per Zebli, una curiosità, qualche settimana fa disse che poteva ricoprire un po' tutti voi al centrocampo. Può fare... Tutti e tre? No, l'uno basso, l'uno basso. Quello volevo chiedere, può fare, no, il centrocampista centrale? Ancora a questo momento secondo me no, perché l'uno basso ha delle peculiarità molto importanti a livello di pensare. Lui ancora è un giocatore, per la sua proprio carriera che sta iniziando, è un giocatore molto istintivo, attacca fuori uomo, aggredisce, va negli spazi. Potrà diventare secondo me un buon centrocampista basso, ma in questo momento secondo me la sua forza è proprio questa sprigionia di freschezza, di voler aggredire sempre l'uomo, di creare superiorità anche nelle fasi, in una fascia dove non gli compete molte volte, però non gli puoi neanche limitare questa sua esuberanza atletica e fisica, perché è un giocatore che aggredisce sempre in avanti. A me piacciono questi giocatori che vanno a aggredire sempre in avanti e non scappano mai indietro. In più ha delle doti tecniche non indifferenti, perché secondo me quando la palla gli arriva anche in momenti di difficoltà sa stopparla molto bene, e quindi è un giocatore che finché è così bisogna sfruttarlo. E domenica, proprio nel momento che ho visto che la squadra aveva uno sforzo, l'ho tolto perché era diffidato, e quindi non perché ha demeritato la partita, anzi perché era diffidato, e per quindi, siccome ci sbilanciavamo in avanti, bisognava rincorrere indietro, e molte volte cappi in una tirata di maglia, un fallo da dietro che comporterebbe una sanzione, per noi sarebbe stato un problema, in previsione che pensavo che Rizzo non potesse recuperare, era per quello. Senta, quindi l'alternativa al Taddei quale potrebbe essere? Della Rocca l'abbiamo sempre fatto bene. Della Rocca secondo me ha fatto le prime 5 partite, 5 da centrale, prima che Taddei avesse recuperato, le ha fatte molto bene. Differente da Rodrigo, però con capacità buone per la squadra. Sarebbero due giocatori che dovrei miscelare le loro qualità, ma infatti giocando insieme si miscelano, secondo me abbiamo trovato un buon equilibrio con loro due. Quindi non è questo un ruolo importante in sei di mercato, cioè non andrete a giocare? No, questo non lo so, questo ci penseremo più avanti, ci penseremo più avanti in sei di mercato, abbiamo queste tre partite importanti e quindi non lo so. Mister, delle tre, anche a livello psicologico, reputa questa di domani la più importante, la più difficile, oppure e che cosa si aspetta insomma alla fine di questo trittico? Beh, domani è la più difficile, perché trovi tanto una squadra che era partita per lottare per determinati traguardi, è stato il fatto che erano partiti nelle prime 6 giornate prime, e poi c'è stato il cambio di allenatore, nonostante erano ottavi, e quindi vuol dire che hanno ambizioni di grande classifica. E quindi domani, oltre a questo, mi aspetto la difficoltà di trovare un avversario, ho detto, molto esperto e molto propenso a cercare di venire a fare punti. Delle tre partite mi aspetto più punti possibili, noi abbiamo detto che tutte le volte che andiamo in campo dobbiamo cercare di vincere, e quindi dobbiamo fare questo, perché secondo me finire queste tre partite con un buon carniere nei punti vorrà dire di aver fatto un ottimo lavoro nel giorno d'andata e cercare di migliorarlo nel secondo,
che la fortuna ci assista per tutti i problemi che abbiamo avuto, perché secondo me abbiamo avuto un fracco di problemi, e nonostante tutto siamo stati lì con grandi difficoltà nel momento centrale del girone d'andata. Poi c'è stato questo scatto dovuto al fatto del lavoro ha cominciato a attecchire, e adesso dobbiamo mantenerlo, anche se siamo, ho detto, un momento particolare, perché queste due partite qui è stato un momento particolare. Adesso cerchiamo di recuperare, cercare di fare più punti. E poi sono convinto che questo lavoro qui sia stato importante proprio per questo, perché non siamo stati mai, sono stato mai messo nella condizione di poter scegliere di fare la sella formazione dietro fila, per tanti motivi, squalifiche, infortuni, recidive, tante cose. Quindi secondo me i ragazzi hanno fatto un lavoro stupendo, e insieme domani al pubblico dobbiamo essere bravi a portarli a termine, cercare di vincere questa partita che è fondamentale, e poi alla fine tireremo la somma della prima. Io tabelle non ne faccio, faccio partita per partita, cercherò di fare il massimo, cercare di vincere come abbiamo fatto prima nelle tre, e quindi dovremo cercare di fare 9 punti se siamo in grado. Grazie. Grazie.